A pochi giorni dalla festa della Liberazione, una bella notizia dal Museo Diffuso della Resistenza di Torino. Grazie ad un finanziamento della Compagnia di San Paolo è stato rinnovato l'allestimento permanente, un segnale positivo per una istituzione che nei mesi scorsi ha rischiato la chiusura. Racconta la storia di Torino e dei torinesi dal 1938 al 1948 l'allestimento permanente del Museo Diffuso della Resistenza. Nel sotterraneo del Palazzo di Corso Valdocco, un affascinante percorso accompagna il visitatore attraverso una serie di luoghi della città, ricostruendo la vita quotidiana, i bombardamenti, il regime, l'occupazione nazista, la guerra di liberazione. L'originalità del museo, che nei piani superiori ospita le mostre temporanee e le attività dell'Istituto Storico della Resistenza, è nell'uso della multimedialità, particolarmente efficace con giovani e studenti. Il tavolo che si attiva con il tocco della mano, le voci dei testimoni e i racconti che arrivano grazie alle cuffie permettono di calarsi in una sorta di viaggio nel tempo. Nei 6 anni di vita dell'allestimento, però, le tecnologie sono invecchiate precocemente, tanto che si è rischiata la chiusura. Ora, con l'intervento finanziario della Compagnia di San Paolo, tutto l'impianto è stato rinnovato, trovando nuovo smalto ed è così pronto per accogliere nuovi visitatori. Un piccolo rilancio per un'istituzione che negli scorsi mesi, per la crisi economica, ha vissuto momenti difficili, tanto che per sostenerlo sono state lanciate sottoscrizioni popolari. Abbiamo raccolto in 2 mesi 9.000 euro di sottoscrizioni spontanee. 40 artisti hanno dato le loro opere, i cui, vendute all'asta, i cui proventi sono andati al museo, all'istituto. Insomma, segnali, ripeto, non solo economici, ma di attenzione.